Buonasera a tutti. Sei andato tu? Oh, benvenuti. Questa sera abbiamo un ospite che si chiama Fabio Consonni. Allora, io lo conosco con un altro nome perché abbiamo un amico comune. Dunque, ci ho pescato, anche a noi non si ricorda. No, mi ricordo Battellina. Battellina, bravo. Mi ricordo perfetto. Come. Niente. Che ho fortemente voluto qui perché stasera parlerà principalmente di Tenkara. Però, conoscendolo, come ho scritto nell'avviso, lui praticamente è un pescatore a tutto tondo. Bene o male, come ha detto lui stesso, gli mancava il Basien e le pesche le ha fatte tutte. Conoscendolo so anche come le ha fatte, per cui con perizia, un po' di pignoleria, per cui la sa lunga la storia. Niente, stasera però ci parlerà principalmente di Tenkara. Tenkara, chiedetegli quello che volete, lui parte di suo, poi se avete domande, qualsiasi cosa. Inizierà spiegando un attimino la filosofia della Tenkara, come la pesca lui, perché, eccetera. Finendo con una costruzione, abbiamo due mosche, che quello che vedere quello che poi volete, un correlato di questo tipo di pesca. Ok, siccome la serata sarà lunga, vi lascio a Fabio Consonni. Io ti ringrazio innanzitutto, grazie. Grazie dell'invito, a qualcuno magari appunto mi conoscerà, qualcun altro no. E dico solo due cose, giusto perché ho 51 anni, pesco da quando ne ho 5 o 6 e la prima canna da mosca l'ho presa in mano a 14 anni. Ho fatto tutte le pesche come dice lui e chiaramente la pesca a mosca e adesso la Tenkara è forse quella che però da più tempo e da più cose mi hanno dato più soddisfazioni. La Tenkara, vediamo anche le canne, in realtà non è che i giapponesi abbiano inventato nulla, perché noi in Italia pescavamo già a Tenkara, o meglio, qualcuno di voi conoscerà la Valsesia. La famosa Valsesia è nata la pesca alla valsesiana, che non era altro che una pesca con delle mosche e la canna fissa. Quindi i giapponesi non è che abbiano inventato molto. C'era nelle torrente Cervo, e la chiamavano la biellese, era una canna valsesiana più corta, perché i torrenti erano più corti, quindi usavano canne di 3 metri con una piccola lenza e le solite moschette. Quindi in realtà era la stessa cosa. A Ticino usavano la canna fissa lunghissima, Sandro ancora in negozio quella lenza di piede di cavallo che sarà a 15 metri, non so se hai presente, perché a Ticino usavano queste canne a due mani, quindi anche lì la canna a due mani, con dei crini di cavallo intrecciati lunghi anche 15-16 metri, 10-15 mosche come fila e facevano praticamente una specie di spay, facevano le passate e recuperavano quando c'era due o tre cavedeni o trote attaccate. Quindi in realtà era una pesca mosca con la canna fissa. I giapponesi hanno avuto il merito probabilmente negli ultimi anni, a parte di divulgarla di più, mentre i valsesiani sono molto resti a divulgare le loro cose, le mosche, le piume. Soprattutto c'è stato un pescatore che era il Sakibara, il famoso maestro Sakibara Masami, che ha intuito di pescare non più col crine di cavallo e canne quindi di una certa potenza, ma di utilizzare il fluorocarbon come lenza, come modo per trasferire la forza sulla mosca. Cioè, al posto che usare i crini di cavallo, utilizzano delle lenze in fluorocarbon, che è semplicemente un nylon, un normalissimo nylon, leve tutto uguale, però in fluorocarbon, è un leve. Questo cosa ha fatto sì? Che essendo in fluorocarbon acquista peso la lenza, a differenza di un nylon normale il peso specifico è decisamente più alto, è rigido e quindi anche se noi abbiamo delle canne tipo questa qui, che è quella più morbida che c'è qui oggi, che hanno dei cimini che fanno quasi paura quando li aprite, eccoli qua, cioè sono dei cimini che sono invisibili quasi, un cimino del genere, è chiaro che se io metto un crine di cavallo valsesiano me lo spacca, cioè ho la canna che è piegata per terra. Invece una canna del genere con un filo di nylon semplicissimo si può lavare a lanciare 6, 7, 8, anche 9 metri di lenza e posare la mosca dove vogliamo senza praticamente fare fatica, senza fare rumore e soprattutto con un piacere estremo in pesca, perché quando prendiamo un pesce, capite bene, con una canna del genere, solo un filo di nylon, è una libidine pura. Quindi loro non è che abbiano inventato nulla, tant'è vero che i primi giapponesi, se si guarda le cose, pescavano anche loro con delle canne di tonchino più rigide e le piccine di cavallo. Quindi era la stessa cosa della valsesiana. L'unica cosa è che loro, magari avendo fiumi molto piccolini, pescando anche loro comunque per mangiare, utilizzavano una mosca sola, mentre i valsesiani hanno le file, addirittura se ne poteva usare 5, ancora adesso è 4, che è l'unico posto dove si usano 4 mosche.
perché il fiume del Sesia era, soprattutto in bassa valle, più ampio, copre più acqua, quindi era più facile cercare di catturare più pesci. Quindi la grossa differenza è che il valsesiano usa magari ancora canne un po' più robuste, usa più di una mosca, il giapponese usa canne molto più leggere, molto più sottili, un filo di nylon, quindi inoltrine, e di solito una mosca sola. Poi in giro si vede di tutto, cioè si vede pescare a tencara con le ninfe, ho visto pescare a streamer, ho visto mettere i segnalatori, ho visto mettere i piombini, si può fare tutto e potete fare tutto quello che volete, però in realtà la vera tencara dovrebbe essere uno spider, quindi nient'altro che un amo con un corpo e una piuma, quella dovrebbe essere la realtà. Poi ci si può fare tutto quello che si vuole, però in realtà niente piombo, niente ausili, niente, mosca, filo e canna. Dicevamo appunto la valsesiana, cioè è molto simile, io sono passato alla tencara proprio per il piacere di pesca, cioè frequentando fiumi di solito liberi, non riserve, non è che abbiamo trote da 50 tutti i giorni, quindi con queste canne qui anche quelle 10 trotelle prese in una giornata ti danno comunque soddisfazione, perché l'attrezzatura è un po' come adesso che fanno canne da ninfa da 1, 0, 0, cioè si cerca il contatto col pesce e anche il piacere in pesca, questa dovrebbe essere la cosa più importante. Le mosche le metto qui, si può vedere se te le metto qua? Tanto per dare un'idea, solo giusto per far vedere qualcosa, aspetta. Adesso io cerco di spiegarvi velocemente quello che è tutta la tencara filosofia è. Poi chiedetemi, cioè in specifico, se preferite parlare di tecnica, parlare di mosche, il perché di certe mosche, la piuma morbida, la piuma rigida, cioè vedete voi quello che preferite. Normalmente la canna da tencara, e prendiamo anche questa qui, è una canna che può essere dai 3,30 di solito minimo fino ai 4 metri e mezzo. Chiaramente la lunghezza della canna dipende molto dall'ambiente dove andiamo a pescare e dai pesci che ci sono. Normalmente, ripeto, 3,60-4 metri sono le misure più usate, magari 3,60 in posti un po' più piccoli e la 4 metri in posti più grandi. Hanno diverse azioni, perché come la coda di topo può essere una canna coda 5, coda 4, coda 3, qui hanno la famosa 5-5, 6-4, 7-3, cioè più sale il numero più la canna in teoria ha meno pancia. Attenzione che non vuol dire che più è rigida più prende i pesci grossi, contrario, perché in realtà con i dovuti limiti una canna molto morbida fa l'effetto dell'elastico, cioè questa è una canna che adesso qui non possiamo aprirla, ma è 4 metri e mezzo, e nonostante sia sottile, se io l'aprissi tutta il cimino arriva quasi all'altezza del manico con un pesce attaccato, quindi abbiamo in mano un grosso ammortizzatore, ed è quello che tanti dicono, ah ma tencara si prende solo pesci piccoli, sì è chiaro, non è che posso andare a pescare i ridei di 5 kg, però relativamente all'ambiente e al posto si riescono comunque a catturare pesci comunque grossi, perché abbiamo in mano, ripeto, un elastico, quindi il problema del pescatore è di aver paura che si rompa la canna più che perdere il pesce, perché in realtà qui se tu stai fermo e hai il coraggio di star fermo ti accorgerai che la canna ha un limite che ce l'hai, certo quando arrivo al limite do magari col braccio mi muovo, ma in realtà è un elastico, quindi per assurdo stanca prima una canna da tencaro, un pesce da non so 30 cm che una canna da mosca, perché adesso a parte magari le code 1 o 2 che sono molto morbide, normalmente la classica 9 piedi coda 5, 9 4 ci mette più tempo, perché questa, ripeto, se uno tira e non ha paura di tirare vedrà che la canna praticamente si ammortizza finché il pesce muore e lo può recuperare. Direi che per le canne, ripeto, poi ecco, magari se vogliamo appunto cominciare 3,60, 4 metri, io magari consiglio un po' più lunga, perché il problema grosso di chi comincia con la tencara è che non ha il mulinello. Cioè se io vi do una canna in mano, voi andate su un fiume anche un po' largo, aprite la canna, l'aprite e vi dite adesso, perché si trova spaesato uno, cioè, non c'ho il mulinello, pesco corto. Quindi la cosa molto importante è proprio quella della mentalità di quando si pesca così. Cioè normalmente anch'io da pescatore a mosca, quando ho in mano la canna da mosca tendo a guardare sempre l'altra sponda, tendo a guardare lontano e non mi guardo mai magari in mezzo ai piedi o comunque sto molto vicino al fiume. Qui è il contrario. Siccome non ho un mulinello e la lenza può essere lunga quanto volete, ma siamo limitati come azione, dobbiamo imparare a muoverci nel fiume in una certa maniera, cioè entrare poco in acqua, stare lontani dalla sponda, sfruttare tutte quelle posizioni che normalmente, non dico che non si pescano, però normalmente a mosca col mulinello tendiamo a guardare sempre molto lontano. Infatti io dopo tanto che pesco a tencara, se prendo in mano la canna da mosca, mi accorgo che per 2 o 3 ore all'inizio pesco corto, cioè pesco a 5-6 metri, poi mi ricordo che ho il mulinello e allungo, perché sono abituato proprio a pescare a distanza corta. Quindi le canne più o meno abbiamo visto, il carbonio esistono, vabbè, poi per cominciare vanno anche dai 100-110 euro fino a esagerare oltre i 200. Ecco appunto,
cioè è inutile iniziare e comprarsi la Sedge da 1.000 euro, può andare bene anche una canna da 100-200 euro da Mosco, in questo caso 100-120 euro da Tenkara, comunque va bene. L'unica grossa differenza che dicevamo prima è di stare un po' attenti, perché in giro vendono tante canne cosiddette giapponesi e tante canne cosiddette americane, cioè adesso c'è Tenkara USA, Tenkara UK, cioè vedete in giro di tutto. Attenzione che la canna normalmente americana e inglese è molto più dura, molto più materiale della canna giapponese, cioè gli americani logicamente filo grosso, pescano, tirano, sono canne poco piacevoli, le giapponesi loro sono, guardate, le rifini, cioè le fanno come se fosse un'opera d'arte, e comunque sono decisamente più piacevoli, più leggere, più morbide, quindi sono proprio due cose diverse, bisogna stare un po' attenti. E quindi abbiamo detto le canne, queste cose qui, spendendo appunto un centinaio di euro si hanno comunque ottime canne. Considerate che a Tenkara, presa la canna e preso un rocchetto di filo e 10 mosche, uno pesca, cioè ha finito. Gli stivali li abbiamo tutti, un guadino che può servire, perché poi vedremo un recupero importante. Quindi in realtà non è una, anche provare, non è che uno debba spendere un sacco di soldi. È chiaro che se poi prova e gli piace, perché questa è una malattia che entra dentro, la canna già bella magari uno se la porta per 10 anni, quella là poi tende magari a cambiare, ma ne compra un'altra e la uso di scorta magari. Quindi canne, io preferisco le giapponesi perché sono più morbide, tutto dai 3,60 ai 4 metri, ci sono anche delle terre regolabili che sono molto comode, però direi che appunto 3,60 ai 4 metri fissa va benissimo. Le lenze, io vi ho portato anche, adesso non so se si vede, io facevo, ma già da tanti anni fa, ci sono tanti modi di avere delle lenze, cioè noi parlavamo del fluorocarbon. In realtà prima di questo si tendevano a usare le treccine, qualcuno le conoscerà magari che le ha usate anche a pescare a mosca, cioè si intrecciava al nylon, queste sono lenze valsesiane, quelle scure, più date in cara quelle colorate, non è altro che dei fili di nylon del 16, 18, 20 mm intrecciati, si creava una conicità e si era creata la stessa cosa del crine di cavallo con del nylon. Il problema è che il nylon ha un peso specifico minore e quindi comunque fai più fatica, spinge meno, il fluorocarbon non c'è niente da fare, tant'è vero che poi si facevano le treccine in fluorocarbon, solo che una treccina in fluorocarbon costa almeno 30-35 euro e il problema era reperire il fluorocarbon del 16 colorato di fucsia, perché non lo trovate, ce l'hanno solo in Giappone. Perché fucsia? Fucsia, ecco, bravissimo, perché? Perché comunque è importante in questa pesca avere una direzione di dove sta la lenza, cioè se io faccio una lenza, io le ho fatte banalmente, dovrebbero esserci anche qui forse bianche, vediamo un po' se le trovo, no. Però se io pesco, è chiaro che non so, pesco a mosca secca, io vedo la mosca, quindi se il pesce mangia vedo la mangiata. Se pesco a ninfa abbiamo i segnalatori, abbiamo gli strike indicator, possiamo guardare la coda di topo. Qui in realtà non c'è niente, perché finisce la lenza, c'è un pezzo di nylon da 80, un metro e mezzo di nylon e la mosca. La mosca non è una mosca secca, è uno spider, cioè una mosca con una sommersa, bravissimo. Cioè in realtà può lavorare sommersa, può lavorare secca, si può fare un po', cioè si può fare quello che si vuole. In realtà io non so se adesso si vede, quindi Pierluigi sì. Questa è una classica mosca sommersa fatta con la fagiana, cioè c'è l'amo, c'è la piuma, e questa quando è in acqua io non vedo quasi più niente, quindi bisogna imparare, ed è quello che avevano i famosi valsesiani, l'occhio del valsesiano, che tu guardi nella zona dove stai pescando, il famoso metro quadro, in realtà tutto quello che succede lì dentro ti fa capire quando devi ferrare. Puoi vedere la trota che è la bolla, perché tante volte sta a pelo d'acqua, puoi vedere una trota che scarta, si può vedere addirittura con la coda dell'occhio la lenza, ecco perché è colorata, quindi io la vedo partire la lenza, perché tante volte hanno in bocca solo un filo e un amo, parte la lenza e ferri. Quindi bisogna imparare molto a guardare dove si sta pescando e non una cosa fissa come potrebbe essere la mosca secca, che abbiamo il segnalino magari giallo che va e lo vediamo. Quindi anche qui non si vede magari cosa fa la mosca, se draga sotto, se si muove, però il concetto è proprio di imparare a guardare sotto. Io faccio, volevo, no vabbè, dopo vediamo le cose delle mosche. Quindi in realtà il bello di questa tecnica è che appunto devi diventare molto osservatore anche a vedere i pesci sott'acqua, quindi l'occhiale per magari togliere i riflessi. I valsesiani imparavano a pescare, perché non avevano gli occhiali da sole, la sponda giusta. Tu quando andavi a Temoli nell'80, quando ce n'era, tu vedevi tutti i valsesiani da una sponda, i milanesi dall'altra. Perché il milanese diceva, ah sono tutti di là, io vado di qua. Ma c'era un motivo per cui lui erano da una sponda, perché vedevano in acqua. Perché se tu ti metti contro luce non vedi più niente. Quindi tutti i milanesi, ripeto, dalla sponda di là con gli occhiali da sole. E i valsesiani dall'altra, perché dovevano guardare in acqua cosa succedeva.
e quindi è molto importante quello. Io insisto tantissimo perché, ripeto, venendo anch'io da pescatore a mosca, mi rendo conto che delle volte non è che sbagliamo, però il fatto di avere un mulinello, una coda, i water, cioè siamo portati a guardare lontano. In realtà tanti pesci, forse i più belli, si prendono, cioè il pescatore di qua pesca la sponda di là, quello di là pesca la sponda di qua, e quindi vuol dire che potresti pescarti tu in mezzo ai piedi. Quindi le lenze, come dicevo, si usano i fluorocarbon, ci sono le treccine, che però si usano ormai poco, oppure si usano tanto dei finali conici, che non sono altro del tipo finale da pesca a mosca, conico, solo che non è trasparente ma è colorato. E quindi in realtà è un conico normalissimo, dove alla fine ci attacchiamo il nylon. Adesso li fanno anche apposta per la tenkara, che hanno dei nylon un pochettino più rigidi, quindi aiutano quando dovete stendere, perché comunque il troppo molle qui non spinge. Una cosa, perché i valsesiani usavano anche il crine? Perché spingere quattro mosche ci vuole un certo peso. Una moschina così, un filo di nylon singolo la spinge, perché non ha attrito. Infatti io ho provato io stesso a pescare a mosca secca con una canna da tenkara. Se io pesco i temoli con una moschina del 16 e del 18, pesco benissimo, perché la mosca spinge. Se metto una Royal Wool sul 10, io lancio e la Royal Wool in aria si ferma, perché l'attrito della piuma, del collo di gallo e dell'ala bianca fa da ancora, e quindi tu la vedi che si ferma sempre. Cioè, se è sempre là a spingere, non va mai. Una bagnata con pochi peli, invece, basta un movimento e la spinge là dove vogliamo. Quindi in realtà guardare bene, muoversi, tant'è vero che i giapponesi, il pescatore a tenkara spesso ha le ginocchiere, che sembra una cavolata, però provate a stare inginocchiati su un sasso del torrente per 10 minuti, non vi alzate più. Quindi siccome spesso ci si avvicina proprio stando in ginocchio, io ho detto prima, le trote grosse si pigliano da seduti, guarda che c'è una verità questa cosa qua, scherzavamo ma è vero, perché comunque il pesce, se non è disturbato, viene sotto, viene e arriva. È chiaro che noi oggi poi purtroppo siamo ridotti a pescare in tanti, in pochi spazi, andare nelle riserve dove quindi c'è tanta pressione di pesca e tanti pescatori, cambia molto poi la strategia di pesca, va fatta in funzione del posto. Io sono abituato a pescare tanto nei tratti del Sesia Libero, del Toce, dove i pescatori ne incontri pochi. È chiaro che il pesce non è un esempio tipo a Ponte Nossa o che ne so in Gavala, piuttosto che adesso per dirvi a Piateda in Valtellina, dove i moschisti a una certa ora arrivano e i pesci sanno che arrivano. Quindi spesso e volentieri il pesce si porta un po' più in mezzo, diventa magari meno spaventevole, perché si spaventa meno ma è più sgamato. Invece nel libero in realtà devi stare attento a quello che fai, perché se fai rumore un pesce scappa e non lo trovi più fino al giorno dopo. Quindi le canne le abbiamo viste, direi che abbiamo detto alla misura le cose, le azioni. Appunto, normalmente la 6.4 è la via di mezzo migliore, cioè 5.5 è molto morbida, 7.3 è un po' più dura, la 6.4, che è quella in mezzo, è morbida, non troppo molle ma neanche troppo dura, è quella che consente di divertirsi di più anche, e che lancia lenze. Ecco, questo non l'abbiamo detto, hanno dei numeri anche queste qua, proprio come le code di topo, c'è la 3, c'è la 3.5, c'è la 4, e a seconda del numero, più sale il numero, più è spesso il nylon. Cioè questo è un 30, 36 credo, e questo deve essere un 32, quindi se la canna è un po' più dura e quindi ha bisogno di essere caricata di più, userò un film. Queste te le vendono in bobina da 30 o 20 metri, dove praticamente tu ti tagli quello che vuoi e peschi. Perché è molto comodo? Perché se io ho questa, adesso non guardate questa qua che fa quasi pesce, cioè ce n'è dentro alla faccia della semplicità, ma questa è la scorta, non è la scatola della pesca. Io pesco, c'ho un rocchetto di filo e pesco, adesso queste mosche qui le potevo mettere in un tollino, posso già pescare. Direi che le treccine non si adoperano, non dico che non si adoperano più, però stanno un po' sparendo, perché comunque i nylon conici o il fluorocarbon è decisamente più pratico. Prima parlavamo, dov'è? Non lo vedo più. Sei là, parlavamo perché usare magari una treccina piuttosto che un conico. Allora, anche la grossa differenza magari, ma non proprio come si pensa, tra la valsesiana e la tenkara, è che i giapponesi li vedete sempre che muovono la mosca, fanno quei lavori strani, tendono a... perché loro giocano molto sul movimento di quello che è l'artificiale, creato anche manualmente. Cioè vedete nei diagrammi la mosca, cioè che aspetta, non posso spostarla, però la mosca, se io soffio su una mosca con l'eco morbida, soffiando automaticamente, aspetta che ne prendiamo una esageratamente larga, cioè se io faccio l'effetto corrente, questa pulsa, no? Lavora. Quindi cosa fa il giapponese? Normalmente sono montate in avanti le piume morbide, proprio perché con l'effetto della corrente tendono ad andare indietro. Muovendole faccio creare quel movimento per cui il pesce la scambia per qualcosa di vivo.
Il valsesiano in realtà spesso faceva anche più passate inerti, specialmente a temoli, perché i temoli se le mosche dragano sono un po'... Ma in realtà il valsesiano usava molto penne veramente morbide, tipo, andiamo a vedere se ce l'ho qui perché mannaggia me, lo lasciate di là, vabbè c'è un qua, tipo quelle di Beccaccia, che poi lì c'è da sfatare un mito, però per dire, la Beccaccia è forse la penna più usata per fare una mosca valsesiana. Cioè la usano praticamente per le trote, usano solo questa penna e i colori che si vuole fare. Perché la penna è veramente una cosa morbidissima. Anzi, il difetto è che magari dopo due o tre trote dovete buttarla via. Perché è talmente morbida questa penna che poi ne facciamo una, che dopo due o tre pesci si rovina e si butta via. Allora, bravissimo. In realtà poi i giapponesi, magari non so se avessero le beccacce in Giappone, loro usano tanto, io vedo usare tanto la fagiana, che è relativamente morbida, cioè questa è decisamente, questa è una fagiana, si muove, ma questa è una piuma veramente, cioè in acqua lavora da sola. Tanto è vero che negli anni d'oro del temolo in Valsesia c'era il mito di avere le penne di ciuffolotto, di merla, cioè quei famosi uccellini selvatici che erano piumette insignificanti, che giravi una piumetta, prendevi un temolo, nello slamarlo la mosca si rompeva, ne mettevi un'altra. Però erano, dicevano, micidiali proprio perché era talmente morbida che solo metterla in acqua questa si muoveva. Ed è vero, perché questa qui solo pucciarla nell'acqua si muove. Però anche lì, magari adesso lo vediamo con le mosche, i giapponesi che muovono tanto, magari perché la penna è un po' più rigida e quindi col movimento aumentano anche questa cosa. Ma la differenza tra la mosca giapponese e la... In realtà sono la stessa. Solo nella piuma? O? No, è la stessa cosa. Allora, le vere mosche sono un corpo e una piuma. Normalmente se la piuma è molto morbida, la valsesiana la trovate sempre girata in avanti. Cioè, non è mai con la penna, vedi, è sempre così, cioè, aspetta, è sempre in avanti. E non magari come alcune, adesso vi faccio vedere questa che però in realtà è un po' diversa, però per dire, questa è una piuma che in teoria è morbida, quindi la devo girare in avanti perché? Perché se io in pesca faccio questo lavoro e la corrente, lei mi si piega indietro ma rimane aperta. Se io questa morbida la girassi dietro col corpo, con un minimo di pressione della corrente, è già schiacciata intorno, non lavora più. Tanto è vero che tante mosche le vedete montate col famoso toracino nero dietro, o comunque un rigonfiamento di torace, che in realtà serve a far sì che la penna, picchiando sul torace, rimanga aperta, cioè non si appiattisca sull'amo. È semplicemente per quello che si fa spesso e volentieri, al di là dell'estetica. Però io posso fare anche una mosca uguale, fatta così, con un ecol di gallo, che quindi è più rigida, ma la giro indietro, perché se la girassi in avanti il gallo, vedete che si muove meno. E quindi in realtà non vibra come vibrerebbe l'altra se la girassi in avanti, ma così con l'effetto corrente ha lo stesso funzione. Quindi anche i giapponesi fanno delle mosche che chiamano più secche, magari con le penne rigide, e delle mosche più sommerse con la penna più morbida che si imbeve e va sotto. Io sinceramente non vedo differenze, cioè dipende un po' da cosa uno vuol fare. Sicuramente se la penna è morbida va girata in avanti, perché sennò l'effetto la schiaccia. Se la penna è rigida la giro indietro. La penna morbida magari ne giro un giro in più, perché comunque morbida tende a rompersi e dà movimento. Quella rigida ne giro di meno, perché se la facessi folta come una mosca secca non avrebbe neanche movimento, sarebbe un ammasso di peli rigidi. Invece pochi peli rigidi buttati indietro hanno un loro movimento. Tant'è vero che gli spagnoli facevano le mosche famose spagnole sommerse col gallo pardo, quelle le ecol lucide. Se voi guardate è una mosca sommersa con un ecol buttata indietro, pochi peli, perché comunque vibrano nella corrente. Le famose smaltine di Ghilardi e Alessandro hanno quel concetto. Poi lui faceva anche le valsesiane smaltine. Però ripeto, se la penna è morbida normalmente in avanti, se la penna è rigida è indietro, proprio per sfruttare quello che può essere il movimento. Quindi la canna, le lenze... Scusa, no, ci mancherebbe. Non c'è qualche tipo di problema fra la, chiamiamola coda, cioè il pezzo di nylon che parte dalla canna, parlavi di un 30, 35, 36, e il terminale 14, 12... In realtà no, in realtà non no. Non crea problemi un salto così netto rispetto alla lastrematura? In realtà, almeno da quello che ti dico io, no, perché adesso non possiamo aprire una canna e lanciare, e la lenza non è mai 10, 15 metri, quindi quando hai 4, 5 metri tu ti lanci, se ti blocchi si stende, non hai problemi. Quello che dicevamo prima mangiando è che magari vengono usate più spesso, almeno io questo è il concetto, è le level line, cioè quindi un nylon tutto uguale di fluorocarbon, specialmente quando ho tecniche dove io butto e tendo a muovere molto la mosca.
Allora, muovendo la mosca, se io ho una lenza level, quindi non ho una pancia, la mosca sta più là e il fluorocarbono è rigido, quindi ho più movimento. Se io invece cerco di fare quel lavoro con una lenza in nylon a scalare, quindi un finale tipo conico da mosca, qua. Madonna, ecco qua, che anche questi, vedete, li fanno arancioni, li fanno anche, dove è il verde fluo che c'è, verde fluo, questi sono tipo un finale da mosca, il nylon è magari un filino più rigido, però è conico. Cosa succede? Se io ho un finale conico e alzo una canna, ho la pancia grossa qua e chiaramente va a diventare sottile. Se io tendo ad alzare la canna, questo viene trascinato indietro dalla parte grossa. Quindi, se volessimo ben dire, se devo pescare più con la mosca quasi inerte, più da temolo, più senza dragare, uso magari un finale conico, che è anche più morbido nella posa. Se devo muovere molto la mosca e devo pescare corto in torrente, metto la level line, che è più rigida, sta là e mi viene meno incontro. Ma tu la muovi? Allora, in realtà, io poi qui potrei... Sì, in realtà capita spesso anche quando peschiamo a mosca che lanciamo, va giù la sommersina, facciamo per recuperare, pum, arriva il pesce, no? Oppure quando l'alziamo nella passata. Perché comunque il movimento è micidiale, per la trota è una cosa che gli piace, cioè la mosca che gli va via davanti al naso è una cosa che è irresistibile. Loro, anche i valsesiani facevano questo, a tavola l'abbiamo detto, cioè su quattro mosche loro mettevano la prima molto affondante e pesante, l'ultima molto galleggiante, perché praticamente l'ultima era quasi fuori dall'acqua. Quindi avevi la prima che andava sotto, le due che stavano quasi a pelo e l'ultima che addirittura sfiorava l'acqua. E quindi avevano in quattro mosche tre, quattro pesche diverse. Il giapponese, che muove tanto perché, ripeto, pesca la trota in torrenti, quindi ambienti piccoli dove il pesce comunque non è così smaliziato. Quindi, anzi, se tu ti avvicini non si spaventa, butti una moschetta e gliela muovi un po', è distinto, la prende. Però ci sono situazioni dove muovere la mosca vuol dire non prendere un pesce. Infatti anche loro hanno la tecnica mosca morta, la tecnica di deriva, la tecnica di battuta, dove addirittura la picchiano, la tolgono, la rimettono, la tolgono. Cioè, con una lenza corta e una canna lunga lo posso fare. Ad esempio, quando d'estate ci sono gli spinner, i famosi spinner rossi, che picchiano sull'acqua e mettono le uova, sarà capitato di vedere 2000 mosche che picchiettano e non prendere un pesce. Perché le trote saltano fuori, fanno i pazzi. Con queste tecniche qui, ragionevolmente alla distanza dove posso arrivare, se tu metti una mosca tipo uno spinnerone rosso, dove è andato? Vabbè, una mosca rossa che possa essere uno spinner, magari col colore così, e la fai proprio saltare, la trota salta fuori. O addirittura magari gliela fai saltare un po' e poi la lasci ferma e questa l'istinto la prende. Specialmente dietro gli occhi, dietro i sassi, nel senso che è fatto così, il segreto tante volte è quello. Però ci sono altre condizioni in cui magari scendono inerti delle efimerine, io ho provato a mettermi a muovere la mosca, non prendi niente, cioè bisogna anche vedere dove stai pescando e che pesci stai pescando. Chiaro che bella stagione, un torrente piccolo con trotte, trottino, trotelle, qualsiasi cosa arriva giù va bene. Ecco, magari quello che è importante, perché tante volte si dice, allora in realtà puoi pescare dovunque, è chiaro che se io ho una lama di 150 metri, larga 30, tipo quelle del Toce a Fondovalle, lucide, non è il posto della tencara quello, perché apro la canna, c'ho la lenza, mi guardo lì davanti e c'ho 50 metri di fiume. In realtà dovrebbe essere una tecnica da usare nei fiumi medi, di alta montagna, torrenti, tutto quello che volete, fino alla media valle, cioè dove comincia a allargarsi, ma dove magari posso comunque continuare a pescare. Poi io ci pescavo tranquillamente in Valtellina, a Caiolo, a Chiuro, ad Ardeno, che è larghissimo, sopra la diga, come dico Valtellina perché probabilmente tanti conoscono, oppure sotto la diga, che era più torrentizio, quello era il suo posto. Chiaramente se andavo a pescare nelle piane larghissime sei più limitato, poi i pesci li pigli lo stesso, per amor del cielo. Però è una tecnica che nasce per acque correnti, in teoria limitate come dimensione, ma non sempre, per pesci di una certa dimensione. Cioè, è chiaro che si possono prendere pesci anche grossissimi relativamente all'attrezzatura, però non è sempre facile. Quindi in realtà più che altro è magari di prendere una cannetta di 3-4 metri, andare in un torrente medio o comunque torrente, tre moschette, e provarci. Sicuramente lo troverete comodissimo perché non avete la coda fuori dentro, nel torrente la lenza è lunga come la canna, quindi c'è il famoso problema del recupero, non c'è, che adesso magari vediamo. È divertentissimo perché comunque si fretta così tanto con la lunghezza, la proporzione della chiamiamola coda rispetto alla canna, quanto deve essere. Ma allora in realtà lo dicevamo, no, anche...
Normalmente per fare una tecnica precisa tu dovresti avere, dipende anche dall'altezza del pescatore, perché se io sono 1,70 m, sono 2 metri, cambia quando tengo la mano. In realtà di solito la coda, la lenza o il finale è lungo circa come la canna, un po' meno, e magari 1 m, 1,20 m di punta. Quella è la misura, per cui se io ho qua la canna, qui finisce il mio finale, la mia punta, normalmente se io faccio un movimento di pesca, alzando il braccio ho tutta la lenza fuori e va in acqua solo il finale. La famosa, cioè la vera e propria tecnica, però se il fiume è largo 15-20 metri non è che posso pescare solo, tante volte su una lenza anche di 4, 5, 6 o anche 7 metri, è chiaro che lì la lenza si appoggerà per forza. La vera tecnica dovrebbe essere quella di tenere in acqua solo la mosca e solo il finale, giapponese. I valsesiani avevano dei crini anche di 5-6 metri perché i pesci bollavano dall'altra riva, dovevano mangiarli, dovevano arrivarci, quindi è un po' diverso. Normalmente io dico sempre, cioè all'inizio è difficile pescare corto perché, ripeto, se voi prendete questa canna qua, cioè adesso per ridere perché l'abbiamo aperta anche prima giù, questa sembra una roba impossibile, è talmente sottile, c'è un cimino che adesso non so se si vede ma è una cosa, però è lunga, io la apro, è 4,50 m, cioè vedete che è lunghissima, quindi se io ho 4,50 m di canna, una lenza lunga diciamo 4 o 5 metri più un finale, ho già una distanza di pesca di 10 passametri, cavolo, cioè non è poco. Questa niente, se vuoi aspetta, se riesco a venire di lì, cioè il bello delle canne giapponesi che non pesano più. Sì, io c'ho un mio amico che ancora le fa di legno, è pazzo, le fa ancora col tonchino, Sì, ma non ha, cioè, una canna valsesiana di legno dopo 10 minuti che la usi, se non hai i cali dei valsesiani, ti fa male il braccio, se pigli la trotina comunque non la, cioè, diciamo, senza nulla togliere, io amo la valsesiana, la valsesia, però il futuro è un po' più questo qua. Ma infatti in Valsesia adesso usano tutti tanti o le canne magari da Tenkara, con lenze un po' più pesanti, magari cambiando i cimini, rendendole più dure, ma ormai sono tutti canne di carbonio, non vediamo più nessuno a parte il pugno, magari che ancora... Lo Scalvini, Scalvini, il pugno. Poi se uno ama la tradizione, ben venga, va benissimo. Queste due canne qua... Ah sì, scusate, sì. Non sono troppo... Posteri hanno... Certo, no. Cioè, prendere una canna dove c'è l'innesto, bisogna sempre prenderlo vicino e... fare la pressione vicino, mai prendere i pezzi lontani e provare a chiuderla o picchiarla, peggio ancora che le vedo picchiare per terra così, sì, ho visto delle scene oscene. È chiaro che questa è una canna che per essere così leggera e così flessibile è comunque delicata. Poi abbiamo visto che alcune dietro sono belle robuste. Anche i cimini, quando io apro il cimino, normalmente io ho il cimino, lo infilo nella canna, prima, per montare la lenza di solito metto il pollice sopra in modo tale che non lavoro più sul cimino, attacco la mia lenza, quando la lenza è attaccata tolgo il pollice e apro la canna. Adesso magari lo facciamo. Vi faccio vedere. Allora, scusate, ma io il mio soprannome è Cicala, quindi se parto non mi fermate più, dopo facciamo le due. Allora, vabbè, la canna qua sta girando. La cosa importante, la Tenkara è semplicissima, cioè è una tecnica di pesca veramente, non bisogna complicarsi le cose. Io adesso prendo del filo di nylon, non è fluorocarbon perché chiaramente è inutile sprecare del fluorocarbon, però fate finta che questa è la lenza, io arrivo sul fiume, prendo il mio rocchetto e devo attaccare la lenza alla canna, questo è importante perché tante volte non si sa. Molto da vicino. Normalmente le canne alla fine del cimino, si vede? Aspetta. Vai. Sì. Vado? Normalmente finiscono con un pezzettino, chiamiamolo di stoffa, di dacron, che si chiama Lilian, dove ci si può fare un nodino o anche no, adesso vediamo perché. È chiaro che la lenza va attaccata qua, ci sono un sacco di sistemi per attaccarla, anche quel vecchio sistema della pesca mosca che una volta si girava la coda di topo, cioè aveva il nodino, la giravi nell'asola, magari qualcuno si ricorda, adesso abbiamo tanti sistemi. Perché questo nodino? Perché in realtà... io ho, mi siedo un attimo, poggio lì. Qua. Il pezzo è rimasto di là. Ah scusa, aspetta, ti metto sul tavolo. Si strozza il mondo. Allora, in realtà io ho il mio rocchetto di filo che mi hanno venduto, finisce tutto uguale, cosa faccio? La cosa più semplice che veramente funziona è prendere il mio nylon, fare un nodino, proprio un semplice nodino così,
fanne un altro vicino, un po' più sotto. Fai una giravolta. Adesso io lo faccio un po' esagerato per farvi capire bene. Taglio una parte estrema di qui. Praticamente ho due nodini uno vicino all'altro. Poi devo fare, c'è tanti modi anche qui per farlo, io lo faccio come viene a me, faccio un cappio e faccio un nodo scorsoio in questa maniera. Cioè ho i due nodini fuori dall'altra parte, perché quando io vado a chiudere si crea una battuta sul primo nodino e ho un nodo scorsoio che chiude, che se però voglio riaprire basta tirare semplicemente qua e si riapre. Dopo magari lo rifacciamo. Quindi io cosa faccio con la canna? Col cimino dentro, così non lo rompo. Infilo il finale dentro, lo chiudo. Questo nodo qui, più tiriamo, più andrà a chiudere, andrà a battere sul nodino che io ho fatto e non si toglierà mai. Finito di pescare, ok, ho finito. Dito sul cimino per non romperlo, tiro l'altro pezzo, si apre e sono a posto, perché è uno scorsoio. Mi sposto, fatto sulla lenza, la cambio. Ecco, magari poi diciamo una cosa che nessuno dice. Così, rimetto dentro, chiudo, va a strozzare chiaramente sul nodo e sono già in pesca. Finisco, non faccio altro che tirare l'estremità che ho lasciato e ho già staccato la lenza. Quindi è molto veloce ed è semplicissimo. Il rocchetto sono 20-30 metri, è tutto uguale. Oggi ho bisogno di 5 metri. 1, 2, 3, 4, 5. Dall'altra parte taglio, facciamo finta che sia la lenza, cioè io taglio la mia lenza alla fine. Prima mi chiedevi la differenza, è... In realtà non è facile annodare un filo grosso a un finale più sottile. Loro usano un nodo tante volte semplicissimo. Io lo faccio così, fai un nodino semplicissimo della, sempre sulla lenza, proprio un classico nodo. Lo taglio magari qua vicino. Adesso avrò portato il nylon, sì. Prendo il pezzo di nylon. Io faccio questo sistema qua, cioè faccio un nodo scorsoio un po' come attacco la mosca, cioè raddoppio, faccio lo scorsoio, 1, 2, 3, 4, magari facciamo 5 che è un nylon, quindi creo proprio un cappio scorsoio, diverso da quello di prima però, infilo il cappio nella lenza, chiudo lo scorsoio a battere sul nodo e finito. Perché è diverso il modo? È un po' diverso perché essendo sottile il nylon fai il cappio proprio tipo impiccato, cioè lo giri dentro 5-6 volte. Qui è un finale grosso, non verrebbe un pallottone, non è questo qui, che adesso posso disfare perché se tiri si disfa, che è quello che penso io raddoppio, poi faccio un nodo normale intorno all'altra parte, quindi si crea una cosa del genere. Questo, una volta strozzato e battuta, è molto leggero, cioè non crea una grossa pallottola. Se io con un 30 faccio quel nodo là mi viene un affare, e poi è proprio velocissimo da aprire, da chiudere, cioè una sciocchezza. E loro con questo nodo qui è finito tutto. Qua potevamo fare una asolina, c'è chi ci mette il micro ring, quelli che si usano anche a mosca, cioè. Però questo sicuramente è veloce, semplice, leggero, non da peso ed è pratico. Ok? Scusa. Dimmi, Pet, che io non so. Poi hai parlato anche di decrescenti. Sì, i conici. Conici, mi ricordo. Dove, quanto è lungo e come parte, come arriva? Allora, normalmente, questa è un'altra cosa che ormai si sa, ma è sempre risaputo, li vendono, sono finali conici, non so se ce li ho impacchettati, sì, qualcosa si vede qui, aspettate, vedete che si vede la marca giapponese del finale conico, no? Ok, normalmente sono finali che hanno un diametro di partenza, il grosso alla canna, 50 o 60, anche lì dipende, se è una canna più dura uso il 60, se è una canna più morbida il 50, e normalmente finiscono con un 22-25, perché quanti piedi lì puoi trovare tutto quello che vuoi, te li fanno da 3 metri fino a 9. Pensavo di fare un 50 o un 60, fare il nodo doppio come fatto prima. Bravissimo, infatti arriviamo, scusate, ma anch'io cerco di dirvi tutto, ma in realtà questa è una bella cosa. Infatti le lenze a nylon si adopera questo sistema, le treccine vecchio stile, cioè tutte le trecce che noi possiamo fare, alla fine hanno una cosa particolare, cioè, adesso lo vediamo, magari lo facciamo, hanno un cappio che può essere fatto col Dacron. Perché? Perché chiaramente hai detto una cosa giusta, se ho un 50 come faccio a fare il nodo sul 50? Allora io alla fine del nylon posso raddoppiare il nylon con una legatura, fare un perfection loop, però quello che è importante è che alla fine hanno questo, cioè, adesso magari lo faremo più corto, aspetta, è lungo.
si fa una specie di cappietto fatto così. Adesso lo esagero per farvi vedere come. Ah già, scusate. Cappietto fatto così. Perché chiaramente non posso attaccare un 50, fare nodi strani o cose strane. Allora cosa fanno? Hanno sempre alla fine della lenza un cappietto di dacron. Questo normalmente, vediamo se riusciamo ad attaccarlo. Vabbè, facciamo finta che questo sia un 60, via. Non lo è però. Io alla fine del 60 magari faccio un perfection loop, cioè faccio semplicemente un'asola, così. Adesso chiaramente è più piccola, ma c'è. Chiaramente sarebbe un po' grosso fare quel nodo là. Allora cosa fanno? Mettono dentro un affare così, in questa maniera, cioè fanno loop to loop, si chiude. Adesso poi sarebbe da chiudere più di una volta, magari lo facciamo dopo, in modo che la lenza è finita così. E perché questo? Perché questo fa semplicemente questo lavoro qua, cioè, adesso l'ho fatto un po' piccolo, lo raddoppio in questa maniera, bravissimo, faccio passare il nodo della mia canna, eccolo qua, dentro i due cosi, praticamente si stringe una bocca di lupo, una, che va a chiudere come prima. Non posso farlo col nylon, lo faccio così. Anche qui però, facilissimo, ho finito di pescare, tiro il mio cosino e si stoglie la lenza. Quindi è velocissimo e comodo. Le trecce di solito hanno tutte queste cose qua, quelle che è. I finali conici, addirittura, vediamo se riesco a farvelo vedere, ce n'è uno che si vede bene, qua. Ecco, questo è originale giapponese, vedete che fanno una legatura per raddoppiare il nylon ma non fare nodi, in modo che sia più leggero possibile. Poi c'è il dacron, perché così riesce ad attaccare quasi diretto, diciamo, la lenza alla canna senza avere un nodo o qualcosa di scomodo. E questa era una bella cosa, perché sennò se uno non lo sa... Quanto... Sì, ho visto, visto. Ah, non ve lo lascio qua, No, scherzo. Quindi i due sistemi sono sempre quelli. Poi potrei avere... Guardate, io l'ho fatto sulla lenza level, potevo attaccarla così, cioè senza fare il nodo che ho fatto io, perché comunque funziona anche su una lenza level. Cioè, va benissimo. L'unica cosa, magari il trucchetto che nessuno dice sempre, è che quando fate questa cosa qua bisognerebbe passarlo dentro più di una volta. Adesso io l'ho fatto due o tre volte, perché così fa proprio il barilotto e rimane in linea. Ah scusa, fare due o tre volte il passaggio dentro, perché se io lo passo, adesso vediamo se ce la faccio, aspettate, così, l'ho fatto un po' corto per farlo passare due volte, però se io lo ripasso automaticamente fa una doppia cosa e vedete che tiene molto di più, si fissa, è quasi rigido, diventa quasi un tutt'uno, è come impiombare un finale da mosca nella coda di topo, ed è meglio perché rimane più a contatto. Ci manca il conico? I conici, allora, io una cosa che ho sempre fatto finché non sono arrivati, usavo i finali da surcasting della Shimano, della Daiwa, che sono 15 metri, l'unica roba che per imparare a come tagliarli ne ho buttati via un mare. E riprendono tutto, qua si sente, allora la Monica mi ucciderà, perché no, all'inizio il problema era come tagliarlo, perché non hai la specifica, allora ho cominciato a fare le prove, tolgo la punta, tolgo dietro, finché alla fine arrivi a farti, come dire, la coda di topo per la tua canna. Adesso però costano molto meno comprarli così, però li vendono già fatti e vi ripeto, cioè 4 metri, 5 metri, 6 metri, giallo, verde, cioè li trovate di tutti i tipi, di tutte le misure, senza problemi. Però è chiaro che un rocchetto di quelli da surcasting costa 15 euro, ce n'è 15 o 10, vuol dire che vi potete divertire a fare quello che volete. L'importante è non pensare troppo alla pesca a mosca, cioè non deve essere esageratamente conico, perché siccome le lenze sono corte, sennò poi voi spingete e non va, cioè perché finiscono col 30, il 28, il 35? Perché comunque devi spingere, se no non hai spinta quando... Ma quindi è meglio partire alto e finire... No, beh, diciamo che normalmente quelli di conici appunto partono, diciamo un 50, ma finiscono non con un 18 o un 16, finiscono un 25, anche che 28, perché comunque ti consente a quel punto poi di fare con quei nodi attaccare, ma quando spingi, spinge. Cioè, d'altronde poi quando si pesca a tenkara, ecco, una cosa importante magari che quando qualcuno mi vuol provare, specialmente il moschista, tu gli dai in mano la canna da tenkara, non so, mi alzo, però fa questo, no? Come se pescasse a bosca, adesso io esagero. In realtà la tenkara puoi stare completamente fermo e fare solo un movimento col polso. Addirittura dicono di mettersi Sakibara, fa la posizione tipo spadaccino. Perché? Perché così tu hai un movimento sempre diritto e peschi dove guardi.
se io faccio questo, ho l'angolo tra dove guardo e dove pesco, posso spostare. In realtà non bisogna usare il braccio, ma basta usare l'avambraccio. Cioè sono canne che, ripeto, adesso perché è buio, ma se noi andassimo fuori, ci attacchiamo 6 metri, facciamo così, diamo la spinta, 6 metri si stendono tutti perfettamente. Forse l'unico limite che può avere un po' la tenkara è il vento. Il vento, in effetti, se c'è tanto vento a tenkara fate fatica, perché immaginate a Mosca sposta la coda di topo delle volte. Però anche qui io sfrutto il vento a mio favore, cioè se sono in sponda col vento in faccia, cambio sponda, me lo metto dietro, così quando lancio stendo. Ho letto che ci sono in titanio. E che cosa dici in titanio? I finali, sì, adesso, allora in realtà perché? Perché più è rigido, più spinge, stanno facendo un po' di tutto, però fondamentalmente guardate, per pescare bene c'è o la level così che uno compra un rocchettino e non può farsi... quella level lì? Ma guarda, io c'ho qui tutte, 3,5 c'è... No, a livello di sezione. Allora, di solito vanno, se non sbaglio, partono da un minimo del 26 e arrivano a un massimo del 38. Cioè il 5 è 38, il 4 e mezzo è un 36, poi 32, cioè scendono. Normalmente con queste canne qui, queste anche più economiche della... Dove che ho messo? Aspetta, c'era per farvi vedere. Ah no, l'ho lasciato di là, vabbè. Si usa... La 3 e mezzo è una lenza un po' difficile, incomincia a essere leggerina, ci vogliono canne magari già un po' più sofisticate, più morbidine. Normalmente con una 4, 4 e mezzo si lancia. Il mio consiglio è anche di mettere anche un po' di più, è come la coda di topo, cioè se è un po' più pesante la sento all'inizio, sono avvantaggiato, però tra un 35 e un 34 non è che cambia. Meglio un po' più pesante all'inizio, perché impariamo a pescare, magari ci va un po' meglio, ma addirittura vi accorgerete che delle volte se uno prova, se esagera a spingere, torna indietro la lenza, perché non c'è bisogno di dare forza, basta giusto fare il movimento. Se io esagero e spingo, la lenza arriva giù e torna indietro, ha quasi un ritorno, quindi anche lì non è... Io pensavo di usare addirittura una 00 tagliata. Allora, una piccola premessa, ripeto, io vi sto parlando, io un po' che lui lo sa, sono non purista, però se devo pescare a tenkara, pesco a tenkara, quindi non metto le ninfe, non metto lo stream, non metto piombini, non uso roba, uso la tenkara. A tenkara usano pezzi di code di topo, pezzi delle running line, si può fare quello che vuoi. Io vi ho portato anche, per avere un'idea, l'avevo portata, dove l'ho messa qua. Questa è sempre una canna da tenkara della Nissin, è anche già di un'ottima fattura, però sono canne, tanti dicono più per noi, hanno i cimini più grossi, cioè queste sono le canne che in giro vedete usare magari con la coda di topo, è uguale alle altre, una classica canna da tenkara, però ha il cimino, lo vedete subito la differenza, che è decisamente più grosso delle altre, quindi questa è una canna che è aperta, è più robusta dell'altra, cioè è più canna, quindi qui magari una coda dell'uno la tiene. Se io la metto su una giapponese di quel genere, metto una coda dell'uno, non dico che rompo il cimino, ma non ha senso. Questa è quasi più una canna da ninfa, voglio dire, è una coda uno da ninfa, perché di solito le grosse differenze anche della Nissin che fa queste canne è il cimino di 0,7 mm, che è quello sottile, o 0,9, cioè cambia quella cosa lì, è più dura questa qua, cioè c'è il cimino più è più massiccio, si sente anche che, cioè questa è una coda dell'uno la tiene, secondo me. Infatti queste sono quelle che tante volte chi pescava valsesiana all'inizio preferisce, perché la sente un po' più canna. Queste quando le dai in mano a qualcuno, io il mio maestro del Sese, il Remo, cioè gli ho dato in mano questa, mi fa no, io si rompe, cioè, me la messa, non la voleva lui, ha voluto questa nella versione più dura, praticamente una valsesiana pura, perché sennò non si trovava, abituato a pescare con le canne di Ghilardi 11 piedi con da 6-7, chiaro che se gli dai in mano una cosa del genere ti dice non esiste. Quindi fanno anche queste canne, di solito, no, ma le chiamano uguali, non è che le differenziano, però state attenti, perché azione 6-4 ha il cimino da 0,9, azione 6-4 ma il cimino da 0,7, quindi è più morbida in realtà. Sì, bravo, perché poi anche loro magari pescavano col grillo vero, cioè è un po' come il valsesiano, pescava il valsesiano, vedeva una marmorata grossa, tirava fuori il portafinale, tirava fuori lo scazzone morto, lo innescava, staccava il crine, metteva un lenzo, la lenza pescava, c'era l'acqua marrone, staccava le mosche, metteva il verme e pescava. Quindi la canna valsesiana non è poi così molle. Poi quelli che li costruivano, i bravi della valle su, cioè appassionati della mosca, le facevano per pescare a mosca. Adesso non le fanno più.
fanno in carbonio. Sì, ormai anche loro, cioè, c'è una scuola che ancora anche lo Scalvini le fa, però ormai le fanno tutte in carbonio, cioè è troppo pratico, comodo. Quella di legno, ragazzi, sono tre pezzi differenziati, cioè queste sono cannette che veramente uno che va in montagna nei riali, cioè questa, non questa scatola, una scatola così con le mosche, un coso di lenzo, un po' un finale più pesca. Poi, ripeto, adesso questa è la mia scorta, non esagerate, perché qui guardate quante ce n'è, c'è per provarle, però veramente io vado lì, quando vado a pescare scelgo quelle 10, 15, 20 mosche che mi servono e pesco. Perché non è poi così complessa la scelta. Ok, sì, io vi dico, poi chiedetemi quello. Prima delle mosche, la tecnica della recupero, bravissimo. Questa è una cosa importante. L'altra cosa che spaventa chi pesca mosche e vuol provare a tencare è che dice: sì, ma io a mosca ho il mulinello, prendo il pesce, comincio a recuperare, quando mi arriva vicino metto il guadino e lo prendo. È chiaro che qui, anche se avessimo per assurdo una canna di 4 metri con la lenza vicina, che quindi se alzo il braccio in teoria la mosca è lì, la canna piegata, il pesce, fai fatica a prenderlo materialmente così, cioè dovresti proprio avere la lenza uguale con la mosca qua, perché poi la canna si piega e va giù. Normalmente il recupero con la tencara viene fatto a mano, cioè tu prendi un pesce, soprattutto se grosso, devi stancarlo prima con la canna. Una volta che lui si è stancato, adesso poi vediamo come, prendere in mano la lenza e incominciare a recuperarla in una certa maniera, perché se scappa le dovete poter lasciare andare, finché arriva vicino al guadino, prendete il guadino e lo guadinate. La cosa importante che dicevamo prima, cioè se io pesco a tencare, prendo trottine, ferro, sto fermo, la canna si piega, mi diverto, si stancano, si muoiono, prendo il filo qui, perché è qui, e la slamo, non c'è problema. Se piglio un pesce che comincia a essere grosso, la prima cosa da fare è quella di non spaventarsi a tirare, perché la canna, noi sentiamo tirare, oddio, la mettiamo diritta, il pesce spacca. Invece bisogna stare fermi, cercare di far sì che la canna lavori, questa prima di rompersi si piega tanto. È chiaro che se il pesce è molto grosso io devo tenerla fino a un certo limite, quando mi accorgo che è proprio arrivata tutta piegata allora posso dare filo, devo corrergli dietro, perché se va a valle devo corrergli dietro perché il mulinello non ce l'ho. Anche qui ricordatevi che se uno corre dietro a un pesce deve tenere la canna sempre verso monte, non girarla mai a valle. Chi ha pescato a Camolera lo sa, perché quando attaccavano i timoli a Ticino ferravano e la canna era a monte e scendevano e il pesce fa l'angolo e non si slama. Se io giro la canna a valle il pesce fa l'angolo, tira di più, tira il doppio e si perde. Chi ha pescato a Camolera lo sa. Quindi ferro, porca miseria, è bello, ok, innanzitutto bisogna essere pronti magari a muoversi, comunque tenere la canna verso monte, un po' parallela alla sponda, in modo che il pesce tenda a puntare di qua, perché se io faccio questo diritto lui cerca di andare dall'altra sponda. Se io tengo la canna così, lui tirerà dalla parte opposta dove io la canna, chiaramente va a valle. Allora a quel punto io posso scendere, faccio lavorare la canna, quando il pesce vedo che incomincia a non tirarmi più sulla canna, io magari vado un po' indietro, cioè la tendenza di un pescatore normale è di volersi avvicinare al pesce, qui in realtà devi mantenere la stessa distanza, finché lui incomincia a non tirare più, allora a quel punto, se fossi in questo caso con la canna così, mai fare questo perché si spezzerebbe il cimino, ma di lato, prendo la lenza, e senza mai girarla intorno alle mani, cioè facendo questo lavoro, adesso esagero, lo porto vicino a me e lo guadino. Questo perché se per caso sto arrivando e lui parte, io non faccio altro che aprire le dita, va. Se io me la giro intorno alla mano, lo tiro e questo parte spacco. Quindi in realtà prendo, non tiro, quando è arrivato, prendo la lenza, lo avvicino, sempre il guadino così, perché i valsesiani li tiravano in secca, ma perché li mangiano, se noi siamo in un no-kill ci ammazzano se li tiriamo sulla sabbia. Quindi arrivava e metterlo dentro. Perché non dietro la canna? Perché se tu, adesso non rompiamo la canna, ma vediamo, se io ho una canna da tencara con i cimini così sottili e la piego per tirarmi il pesce vicino in questa maniera, capisci bene che il cimino fa questo, si spacca. Bravissimo. Se io la tiro da questa parte, la canna fa un angolo diverso, si può piegare. Quindi io loro in giapponese addirittura mettono la canna così, l'avrete visto in qualche, e la prendono così, adesso non facciamo, però così me la porto al petto in questa maniera e arrivo a prendere la lenza. Anche qui attenzione a non prendere e tirare, cioè bisogna avere una certa, all'inizio è quasi brutto, sembra pauroso, poi ti diverti anche perché sentire il pesce in mano che va, l'importante è non volerlo prendere in mano subito. Io l'errore che tutti fanno è che ferrano, oh devo andare a prendere il pesce, cioè vanno dietro, la canna non lavora, poi si trovano vicino al pesce che c'ha una forza pazzesca e scappa, tu devi star fermo. Anzi, vado indietro, cioè cerco di farla lavorare sempre. Quando lui ormai, ecco, è quasi morto, al posto che trascinarlo sulla sponda come facevano, è quasi morto, prendo la lenza e lo guadino. Così si riesce, credetemi, a tirare fuori dei pesci, anch'io non pensavo, ma
dov'è che ho messo il tappino, vabbè, poi lo troveremo. Con queste canne qui morbide, che sono una cosa pazzesca, ho preso dei cavedeni, parliamo di cavedi, d'accordo, però in naviglio, quindi in corrente fortissima, da 50-60 cm, cioè avevo il manico qua in una foto, in un video, si vede la canna, c'è il cimino all'altezza del manico. Eppure non rompono, li uccide, vengono a galla, poi anche lì prendi il filo e vai là e lo guadini. Questo tipo di muro, volete? No, per capire niente. Allora, anche qui, mi sembra che le canne avete capito, cioè non c'è da impazzire. I sistemi per attaccare le lenze sono semplicissimi, poi ognuno può fare quello che vuole, anche l'asola, le cose. Le lenze quindi le abbiamo viste, le mosche. Allora, le mosche in realtà, finali, ripeto. Finali? Finali non esiste il finale in Atencara, cioè io attacco la punta alla fine del filo. Un tip, basta. Cioè non è che devo fare un pezzo di 20, un pezzo di 18, niente. O alla treccia, o al finale conico, o alla level line, io attacco il finale. Normalmente può essere 70-80 cm quando è corto, un metro e mezzo quando è lungo, poi dipende da dove pescate e in che ambiente. Quindi in realtà è semplicissimo, cioè una volta che ho la lenza, la canna, la cosa, sono a posto. Finali, ecco, tante volte io sento, vedo anche video, che gliel'ho già detto, 0,12 in torrente, 0,10 in torrente, cioè no, allora già abbiamo una canna senza mulinello, peschiamo comunque con mosche che non sono mai, adesso lo vediamo, troppo piccole, semi sommerse, non mi usate lo 0,12 a trota in torrente che non ha senso, cioè uno poi attacca la trota bella, prima pietra, cioè io pesco le trote in Valsesia, nel Sesia col 18, scendo al 16 quando sono fetide. Pensate che i valsesiani pescavano i temuli con lo 0,20. Quindi è chiaro che una mosca piccola attaccata a un 20 si muove male, però se una mosca non è proprio piccola, lo 0,20 ci sta, qui sta sotto la mosca, non è che non vedono niente. E poi se il pesce è grosso almeno tiro, perché davvero veder pescare trote magari grosse con lo 0,12, se vai in gavala con lo 0,12 non so quante ride riesci a tirar fuori. Ne ho attaccate 10 e non ne ho presa una. Ma che usavo? Usavo lo 0,11. Perché? Che pescava con una mosca del 10, cioè adesso cominciamo perché vediamo le mosche, cioè io veramente guarda queste cose le fanno, cioè io dico ma come cacchio, cioè una un po' grossa, adesso questa per esagerare ma che si vede bene, cioè queste sono sommerse classiche fatte col gallopardo, questo è un amo dell'otto, se io attacco questa mosca con uno 0,11 a parte che non si chiude il nodino sull'occhiello, scivola, cioè ma non ha senso. Questa è una mosca che può sopportare benissimo un 20. È chiaro che se poi io vado a mettergli una moschina, vediamo se ne trovo una piccola, che adesso non ce le ho piccolissime, però... Eccolo. Che misure abbiamo solo? Adesso parliamo anche. Se io attacco questa, che è un 16, è chiaro che se qui attacco un 20 è un po' troppo. Ci attacco un 16, un 14. È una mosca comunque, ricordatevi, che lavora semisommersa, quindi non c'è più vedo. Deve lavorare bene, chiaramente. Poi, ad esempio, se io la devo muovere, non ha più senso il nylon, cioè a Moschera, non so se qualcuno ha pescato mai a Moschera, ecco una bella cimicina di quelle, aspetta che ti butto fuori, ti ho buttato dentro, vabbè, a Moschera erano montate sul 22, sul 25 i braccioli, eppure i pesci li ha sempre presi, a Camolera addirittura al 30, perché dicevano stava bello rigido e quindi faceva l'effetto forchetto, cioè, è chiaro, adesso non esageriamo, però io uso sempre 18-16 e forse a temuli qualche volta 14. Poi c'ho il rocchetto di 12 perché se mi capita di pescarli nel lucido, piatto, liscio, fine in inverno e mangiano piccolo, va bene. Però non li uso quasi mai perché comunque non ha senso. Quindi dicevamo le misure. Ecco, normalmente i giapponesi usano mosche grosse. Perché? Torrente, pesci piccolini, ambiente ristretto, non c'ho bisogno di una roba, cioè 10, in Sakibara ho visto mosche del 6, cioè come quella di prima, cioè quella che avevo messo qua, cioè cose di questo genere, perché comunque le muovono molto, sono trote in ambienti dove non è che mangiano quel tale insetto, mangiano un po' tutto. Noi però abbiamo delle acque molto più pescate, molto più così, e quindi è gioco forza che in qualche posto devo scendere un po' con le misure perché se no non li prendo, poi magari in certi posti non la devo muovere, quindi io ho mosche, diciamo che normalmente potrebbe essere 14, 12 e 10 sono le mosche più usate, 16 senza arrivare neanche al 18 magari per i temuli, che i giapponesi i temuli non ce li hanno quindi non sanno neanche magari cosa siano,
Io direi anche l'otto, io in torrente uso l'otto spesso perché comunque è una buona mosca. Poi anche lì, se la devo muovere, se voi cercate di muovere una mosca del genere, capite bene che è talmente piccola che se io faccio così non ha movimento, cioè è un affare che viene via. Se io invece viceversa metto questa cosa qua attaccata e la cerco di muoverla, questa pompa, sta là, cioè ha una sua pesca. È come quando dicevamo prima a mangiare, perché usavano i galleggianti da moschiera pesanti, che uno diceva c'ha 40 grammi, blom, ma il pesante teneva là le mosche, il galleggiante leggero ti viene a riva, cioè draga. Quindi la mosca grossa la muovo bene, quella piccola non ha quasi senso. Quindi canne, lenze, ho detto tutto, siete a posto, canne, lenze, andiamo alle mosche? Le mosche, come dicevo, cioè questi sono gli ami, adesso magari ve ne attacco qualcuna per farvi vedere le più classiche. I maestri giapponesi, Sakibara, così, normalmente le fanno con la fagiana, quindi queste sono le mosche classiche che fa tipo lui. Ma ci prova a fagiana in Italia? Sì, non è facilissimo, non tutti i negozi ce l'hanno, però trovi delle penne di fagiana, adesso poi magari ne montiamo una. Usano tanto la fagiana loro, la fagiana, ma usano anche il fagiano. Adesso io non so in Giappone se avessero le beccacce, cioè io come morbidezza beccaccia. Io poi vi dico una cosa che adesso è una roba sto ancora vedendo, cioè pescando in Valsesia, ripeto, quando c'erano i temuli, purtroppo non ce n'è più come ce n'era una volta, i valsesiani dicevano, si prendono i temuli perché le mosche valsesiane hanno le penne morbidissime di ciufolotto, di merlino, di, cioè quegli uccellini che non potevi neanche cacciare o trovare, e quindi si prendono. È vero, perché la penna morbida si muove da sola, queste moschine andavano bene. Io però, e negli ultimi anni, quindi con molti meno temuli, ho voluto fare la prova di pescare con mosche con le col più rigide di gallo. Come dicevo prima, adesso magari ne trovo qualcuna, vediamo se la trovo. Perché dicevo, ma è possibile che a Moschera prendono e le penne sono rigide e qui deve essere, cioè ho voluto fare delle prove. Queste sono ecol di gallo, magari non di prima qualità, adesso ho preso una moschina perché è quella che prendeva sempre. Questo è un collo di gallo non di grandissima qualità, montato addirittura quasi in avanti perché c'è il torace, però è rigidissima, cioè non è una roba che si muove in acqua. E io sono riuscito a prendere anche ormai negli ultimi anni che ce n'è pochi, pinna blu in Valsesia con delle mosche rigide così. E non ho capito se è perché, cioè, non è più il movimento, eppure ha mangiato e ce n'è molti meno, cioè prenderli adesso vuol dire che allora chissà cosa avresti preso. Non ho la riprova se avrei preso gli stessi pesci di più con quella morbida, ma ultimamente io le sto usando rigide, tanto è vero che vi faccio anche queste cose qua, adesso esagero, vi faccio vedere. Colli di galli indiani vanno benissimo, quelli scarsi, cioè vedete una cosa del genere. Questo è un collo di gallo, buttato addirittura in avanti, però vedete che si muove? È chiaro che se io giro due penne o una e mezza, cioè diventa troppo folto, ma un giro così sporco in realtà fa lo stesso effetto che adesso magari la facciamo, o comunque una che ha più materiale, più corposità di penna del tipo la fagiana. Ma la lunghezza delle... Normalmente, allora, sono sempre lunghe le ecol, perché loro le fanno sempre abbastanza lunghe. Adesso questa è poi quella che dicevamo prima, questa è quasi esagerata, però vedete come va indietro, però pompa molto, perché più lunga è, più è morbida, più si muove. Pernice le usano? Sì, allora, io non so che, cioè, ripeto, i giapponesi, io quando guardo quelle cose lì ho visto sempre usare fagiana, fagiano, poi qui in Italia fanno un sacco di mosche con la pernice, è una delle penne più usate. Però secondo me la pernice, a parte se la prendi sotto, cioè dipende che penna è, però rispetto ad esempio alla penna di beccaccia, la pernice è durissima, la beccaccia è morbidissima, o i gufi, gli uccelli notturni che volano praticamente, cioè sono delle cose molto più morbide. Sì, bravo, il problema, una volta in Valsesia facevano una mosca da trota famosa, era fatta con la civetta, cioè capito? Io adesso ho un amico che ne ha una in casa, dichiarata, posseduta legalmente, quando pulisce la gabbietta dico porta a me. Però vi ripeto, guarda, adesso cerco di farvi vedere, io poi ho la mania un po' come quella del Ghilardi di fare abbinare dei colori strani alle mosche. Adesso qualcuno lo sa o no, queste sono mosche che semplicissime, un corpo, una piuma, magari una testina fluorescente, perché le faccio strane per farlo fare il contrasto, questa ad esempio è una rossa,
Io sto prendendo gli stessi pesci, se non dico di più, quindi però non saprei, con ecol così rigide, poche, rigide. Questa è una mosca da moschera, ripeto, se qualcuno ha pescato a moschera, erano così. Un giro, due, cioè non esagero. E sto catturando lo stesso, adesso non so se è perché scende bene, perché io credo che sia il discorso che o tanto morbido, che si muove da solo praticamente, e buttato in avanti se non si piega, o poco rigido buttato più indietro, perché comunque fa lo stesso effetto. Adesso volevo cercare se avevo, ecco, anche queste facevo, perché qui c'è un po' tutta la storia. Poi a un certo momento le facevo così, cioè sempre un ecol di gallo buttata indietro col toracino dietro per far sì che facesse sostegno per tenerla aperta. Sembra una brutta mosca secca, voglio dire, eppure catturano, cioè non lo so, io adesso un po' di tempo che faccio queste prove. Poi provato a pescare anche il caragolo secca, fatto sopra. Non dovrei dirlo, ma ho provato anche a mettere le ninfe, è devastante. Ho provato, perché ho voluto provare. Io un giorno in Valtellina, un po' di inverni fa, ad esempio, questa è più una classica valsesiana, vedete, con la penna molto morbida, guarda. Questa vibra come se fosse viva da sola, deve essere gallinella, adesso non so cosa sia. Però lo stesso effetto lo fa la mosca rigida. Infatti le mosche sommerse spagnole sono poche ecol rigide buttate indietro a cono. Le stesse classiche sommerse inglesi non hanno la penna morbida, è un'ala, è buttata sempre indietro, perché comunque lavora indietro. È chiaro che se io con la beccaccia, adesso magari se abbiamo tempo ne facciamo anche una, faccio una mosca e la giro indietro, questa come bagnata fa così, e in acqua non si muove più, è appiccicata. Se la butto in avanti, attenzione che c'è un trucco, non va solo buttata in avanti, la penna va chiusa tra la testa e il corpo dietro, perché così la penna viene schiacciata tra due punti di contrasto e la penna rimane bella aperta, quindi quando si piega tende a rifare questo. Questo è un segreto molto importante del fare le mosche. Allora guarda, facciamo una valsesiana adesso, se non mi trema la mano dall'emozione, vediamo un po', aspetta, sono emozionato un po', cioè se io, si vede bene, vado bene? Io metto un amo. Questo può andare bene, vediamo un po', sarà un po' corto. No, va bene. Allora, metto un amo curvo stile proprio valsesiano. In teoria per fare una valsesiana non basta altro che un rocchetto di filo di filanca, dov'è? Che li ho comprati oggi, che me li ha dati lui oggi, i fili. La filanca è molto utile per fare le valsesiane, perché se la lascio morbida è piatta, se voglio fare un po' più filo ritorto io la giro e a quel punto riesco a fare qualcosa di un po' più spesso senza appiattire. Cioè io faccio una bella testina qua, questa che adesso facciamo è una cosa importantissima che dimenticavamo di dire. Quindi ho fatto una testa, taglio dietro. Quello che è fondamentale della penna è che le penne non sono tutte uguali e hanno un senso, cioè vedete che c'è una curva, c'è un dietro della penna più opaco e c'è un lucido più colorato davanti, perché chiaramente l'animale, questa è la parte che sta sull'esterno e questa è la parte invece che sta all'interno. Io quando prendo una penna di questo genere la pulisco in questa maniera, gli tolgo quello che può essere un po' troppo morbido, la devo montare sull'amo. Posso montarla in centinaia di modi, però quello in teoria migliore per queste penne è quello di prendere la penna, aprirla in questa maniera, cioè creare, come vedete, lascio la puntina e tutte le barbule qua, poi quando io la fisso qui così, la fisso praticamente vicino alla mia testina in questa maniera, ok? Perché questo? Perché se vedete la penna ha già una curvatura sua. Se io adesso quando la giro faccio la cosa corretta, cioè la prendo e la giro con la curvatura, vedete che vanno già quasi da soli in avanti, vedete questa cosa qua, se io la giro così ottengo l'effetto proprio della valsesiana classica. Poi magari mi aiuto con le mani a girarla un pochettino, faccio questo lavoro, adesso lo sapevo, ed questo è fondamentale, perché se la giri sbagliata, cioè non ha la stessa forma. Voi se andate a comprare le valsesiane in Valsesia, o comunque ve le fate fare da chi le sa fare, le fanno sempre così. Adesso vediamo un po'. Cioè vedete che la penna ha questa conca verso l'avanti, è naturalmente girata in avanti. Poi basterebbe semplicemente, a quel punto loro fanno i corpi molto molto sottili, cioè io faccio un pezzo, adesso non è proprio esattamente la proporzione dell'amo giusto, faccio un po' di corpicino, poi lo posso fare più grosso, più sottile, come preferisco, e la chiusura del nodo viene fatta qua dietro, andando a mettere un po' di materiale. Perché lì dietro? Vediamo se riesco.
perché praticamente fa la tenuta su quello che è, adesso qui l'ho fatto a mano per non prendere la cosa, cioè quel nodo lì fa sì che la penna sia schiacciata, e quindi se io la bagno o soffio tende comunque a rimanere in questa posizione, e in pesca chiaramente fa questo lavoro qua, cioè rimane aperta, che è un po' la stessa cosa che io faccio quando li faccio così, no? Questa è già così, rimane così, questa in realtà in pesca fa questo lavoro, va indietro, e la testina e il nodo chiuso dietro serve proprio per fare questa cosa. Poi loro avevano gli ami senza occhiello, quindi davanti c'era la paletta col nodo del nylon, del pezzettino di filo che faceva il testone, la penna era girata dietro, quindi era schiacciata tra il testone del nylon e la legatura che chiudeva dietro, perché se tu questa penna la giri al contrario e la pella va indietro viene una ciofeca. Anche fatte con la pernice, se sono girate bene vengono meglio. Adesso vi faccio vedere le cose un po' assurde, però le ho portate apposta. Anche questa è una brutta. Uno dice: ma che cos'è sta mosca brutta? È un collo di gallo di Sandro, quelli proprio più scarsini, tra virgolette, rispetto ai mezzi. Però vedete che è quasi schiacciato in mezzo la penna, è diritta, è un gallo, è un po' dello scarto della penna, però l'effetto movimento c'è. Ed è schiacciata tra la testina e il corpicino. Questo è importante perché così rimane dritta. Se io la girassi come una mosca secca, alla fine poi si schiaccerebbe un po' di più perché è lunga comunque, quindi non è rigida e non avrebbe lo stesso effetto. Vediamo se trovo. Aspetta, sì, ma dove le ho messe? Ah, poi vi faccio vedere. Poi si fanno anche a Tenkara, che mi chiedevi cavedani, eri tu che mi hai chiesto prima. Questa è la pina, io la chiamo la pina, non è proprio un'ape. Queste sono mosche molto strane che io faccio tanto proprio per i cavedini o per la pesca imbattuta anche delle trote, cioè dove in realtà la mosca non è che deve dragare, la picchio là, cioè l'effetto sorpresa, ecco perché è gialla rigata di nera, perché in teoria è un'ape. Quindi è un amo abbastanza pesante, un corpo molto grosso, girato, anellato, un eco di gallo rigida proprio sparata lì, una grossa testina, perché questa serve proprio perché picchio nell'acqua, fa l'effetto caduta tipo dell'ape, della cavalletta, e poi magari c'è un minimo movimento e la mangiano molto. E quindi è un'altra cosa, ad esempio la facciamo, anche così magari, arancione. Però in realtà è una cosa che faccio io così, le uso proprio specialmente per i cavedani. Tanto è vero che una di quelle che è più micidiali è farla così. Aspetta. Eccola, nera. Classica mosca nera, pesante. Questa è una mosca che pesa, cioè quando arriva in acqua che lancio fa proprio plaf! Però è l'effetto sorpresa del cavedano, la battuta. Come no, come no. Toh, puoi far vedere questa qua nera fatta così. Aspetta che ti do questa che è più bellina come valsesianina di quella che ho fatto. Vi faccio vedere anche questa che è molto particolare, si vede bene. Ciao, ciao, grazie, ciao. Quindi in realtà è una cosa veramente semplice. Infatti tanti che pescano e non costruiscono dico: cacchio, ma a Tenkara compri un morsetto, tre ami, due rocchetti di filo e tre piume e ti fai anche le mosche. Cioè alla fine veramente è una cosa. Quello che vuole iniziare, multilevel. Potrebbe essere una cosa. Allora, io non ripeto, non vendo niente, non ho negozio, aiuto Piller, l'Angelo, perché lo ci conosciamo dalla vita, però non ho nessun interesse. Una delle marche più famose è la Nissin, che fa queste canne, le conoscerete, le vedrete. La Nissin economica, che è la Pro Square, che sono canne da 120, 130 euro neanche, se non sbaglio, vanno più che bene. Le Nissin Pro Square lanciano le lenze del 4, 4,5, a seconda che sei 6 o 4, cioè la canna. Un rocchetto di level o una ecco, una cosa importante che non abbiamo detto prima, che lui poi le paravamo a mangiare. Il pescatore a Tenkara io troppe volte lo vedo pigro, cioè io ho una lenza fissa, se davanti a me è un pezzo di rotto di torrente, so che la lenza giusta è la 4 metri, la metto e pesco. Se a un certo momento arrivo e incomincia a esserci un posto con una lama o comunque è, io vedo la gente che continua con la 4 metri a pescarsi sotto i piedi, cioè che non ha senso, bisogna cambiarla spesso. Io non l'ho mai visto pescare, ma ad esempio il Masami mi ha detto che in 100 metri di fiume una volta ha cambiato 6 volte la lenza, perché a seconda di cosa incontrava cambiava la lenza. Adesso, senza esagerare, però è chiaro che se ho un pezzo di rotto e devo pescare corto perché draga, uguale la canna.
Se poi c'è la pianetta più larga, è chiaro che non è che posso strisciare in ginocchio per arrivare là a pescare. Metto una lenza di 5 metri e tiro. La lenza di 5 metri però nel rotto coi sassi non va bene, perché poi prende dentro, draga. Quindi cambiare un po' più spesso le lenze. Tante volte io ce l'ho arrotolate nei rocchettini attaccate qui o si può anche, ma il tip capisce solo la punta, cioè io parlo magari c'hai una 3 metri e mezzo perché è uguale alla canna, perché è molto corto e peschi lì, poi c'è una piana di 15 metri, devi mettere una 6 metri, non puoi allungare la punta di 4 metri perché poi non tiri. Allora c'è anche chi magari attacca un altro pezzetto di nylon a quella che ha già, però non ha senso, cioè staccarla, tic tac, riattacco l'altra e pesco. Non una perdita di tempo, cioè ci metti magari qualche secondo, ma è lo stesso discorso per cui a mosca io allungo, accorcio la coda di topo a seconda di dove pesco. E questo è importante perché spesso, ripeto, vedo usare lenze lunghe dove è stretto e lenze corte nelle piane, poi mi dicono ma non riesco a prendere niente, per forza, largo 15 metri, sei sulla buca, devi entrare in acqua, lanci così col braccio teso, la mosca è lì, cosa vuoi prendere? Devi mettere una lenza più lunga. Poi il contrario, se vai nel rotto, una lenza di 6 metri prende dentro le pietre, non la controlli, non serve a niente. Quindi cambiare la lenza anche magari, io dico sempre, corta, media, lunga, basta, 3. So, io la faccio, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Sempre con la stessa canna. Sempre con la stessa canna, perché comunque... Sì, perché allora, è vero che se la faccio lunga 6 metri potrei scendere un po' di peso perché così... Sì, si può fare, però, cioè... Sono la lenza o ci dico un tipo? Cioè, però... No, tante volte, cioè, io ho le lenze già pronte, poi se c'è attaccato il tipo, uso il tipo che c'è attaccato, se no, quel nodo di prima lo spacchi, proprio lo spacchi materialmente, rifaccio un capo e ripesco, rimetto, cioè, taglio quello che ho, dipende un po' come sono messo. Pensavo che più lunga, più grossa, invece il contrario. Allora, no... Dipende, perché in realtà se allunghi è un po' più pesante, lanci meglio perché hai più peso, però c'è anche da dire che poi magari carichi troppo la canna e incominci a avere il cemino che c'è, è un compromesso, però ripeto, tra mettere un 32 e mettere un 34 su 2 metri in più non cambia niente, cioè. Buona serata, ciao. Quindi in realtà non succede niente. Adesso mi veniva in mente vedere qualche mosca. Cioè adesso io questa la faccio per far vedere l'esagerazione. Io ho provato a usarle anche così aperte così e cavolo prendono, cioè so che sembra strano. Però dov'è che sono le altre? Non le trovo più. Eccole qua. Adesso faccio vedere quelle che facevo che mi vergogno, però io pesco con queste cose qua. Questa deve anche aver preso le trote. Sì, perché io uso, cioè poi le faccio belle, ma uso. Cioè voi guardate questa cosa e dite, ma vabbè, una piuma strana, brutta, già rovinata, la lana, questa è una cosa micidiale questa cosa qua. Cioè, io se guardate qua la scatola, adesso non si riesce a far vedere, però c'ho miliardi di mosche, poi magari pesco con quelle più brutte che ho, però sono quelle che prendo. Scusa, posso? Sì, ma sono qua, ad esempio, faccio girare le foto. Adesso c'è anche questa qui. Cioè io adesso sto cercando un po' come Ghilardi fa con le smaltine, di dargli la botta di colore differenziata rispetto a... E ho visto che nei torrenti col movimento le ridee funziona anche, va? Anche i temoli. Mi date i soldi dopo che hai fotografato, cioè paga per Luigi. 10 centesimi a foto. Allora, tutto il materiale ormai da Tenkara si trova in tutti i negozi. Voi avete qua vicino il Brico, Brico Sport, ce l'ha le canne da Tenkara, le lenze. Avete internet, quindi in realtà si trova, voglio dire, dalla Vallata che conoscerete, l'Angelo Fly Fish Dolomiti, cioè ormai ce l'hanno in tantissimi, le Didonà ce le ha, cioè ormai la roba si trova, poi comprate dove più vi trovate bene, dove siete più comodi, si trova dappertutto. L'unica cosa è di stare attenti, perché ad esempio in siti inglesi io vedo Level Line da Tenkara, e però non è fluorocarbono, è nylon. Magari uno vede, cacchio, questa dovrebbe costare almeno 15-18 euro questa scatolina qua, perché è fluorocarbon. Poi in giro le vedi a... Bravi, bravo. Poi in giro le vedi magari 5 euro, oh, ti arriva, è nylon, non è fluorocarbon. E capite bene che il nylon è un'altra cosa rispetto alla lenza. Ma ripeto, quando uno ha un rocchetto da 20 metri, 15 euro, 20 metri, ne faccio una da 4, una da 5, una da 6, una da 3 e una da 7, cioè 20 metri, le ho fatte. Poi è un nylon che in teoria ti dura una vita.
cioè non è la coda di topo, non la prendi dentro, nei, cioè è difficilissimo che questo si rompa. Se ti si rompe lunga la corda, ci fai una lenza corta. Quindi è abbastanza semplice. Guarda che io poi adesso c'ho un maniaco di queste cose, vi faccio vedere. Questi sono esperimenti, però rendono l'idea, cioè vedete, un amo grosso, perché questo sarà un 10, un 8, una penna di gallo che poi però comunque si muove, e un grosso contrasto tra la testina e il corpo. Questa è la scuola di Sandro. Allora, in realtà si può, anche la tecnica di pesca dipende, è chiaro che se tu vai in un torrente e peschi a scendere sei fregato, perché i pesci ti vedono a 100 metri, sei costretto a risalire. In un fiume grande si potrebbe anche pescare a scendere, però attenzione, a Tenkara non fate mai come magari uno farebbe a Mosca, cioè la corrente va così, io lancio, faccio la passata e sto così. Perché se tu hai la canna diritta con la lenza così e ti mangi un bel pesce, come ha mangiato, hai la canna diritta, spacchi. Quindi non bisognerebbe mai pescare a valle, a meno che ci peschi con la canna alta e la muovi. Allora la canna alta, se io prendo un bel pesce, ho tutto il tempo di ammortizzare. È chiaro che se io pesco a sommersa a scendere con una canna a Tenkara e uno spiderino, o prendo la trotina e la prendo, ma se ho la canna diritta e tutto diritto non hai nulla che ti ammortizza, non hai niente, spacchi. Quindi se scendi di solito o peschi così, cioè loro pescano anche così, cioè con l'abbraccio in questa maniera, in modo che hai comunque da poter pescare mai teso, sempre con la canna alta. Poi in teoria la pesca migliore di solito è di traverso a salire, in modo tale che se la muovi draga non contro corrente ma a favore di corrente, perché gli insetti non è che risalgono i fiumi ma li scendono, quindi è più naturale. Prendo un pesce, il pesce normalmente scende, ho tempo di seguirlo, risalgo, quindi il pesce non mi vede, è la cosa migliore. Però ad esempio i temuli spesso li pesco invece a scendere con la canna alta, perché così arriva prima la mosca. Però lì poi diventa un discorso un po' più complesso. Quindi è una cosa abbastanza, cioè ripeto, io non dico di provare tutti, però uno che pesca mosca una volta dovrebbe provare. Poi magari la fa poche volte all'anno, la fa solo in certi posti o in certe situazioni. Certo che, ripeto, avere in mano un pesciotto decente con una cannetta del genere, ve lo ricordate, cioè è una cosa... Io ormai che non vado più per la taglia, il numero, ma interessa magari che tipo di pesce, dove, e quindi spesso sono più piccole, con una canna a Tenkara, una trotella da 30 cm è una libidine, te la godi. Adesso è vero, fanno le canne da mosca code 1, 2, 3, cioè sono molto più divertenti. Una volta c'era 9 piedi coda 6, 9 piedi coda 5 ed è finito là. Che sinceramente prendere 30 trotelle così in una giornata con una coda del 6, ferri, fai così, la slami, ok, una alla terza ti sei già rotto le scatole, qui è divertente, perché la prendi, la canna si piega, poi saltano, perché se tu le lasci un po' andare, quando arrivano alla fine saltano, e quindi è un gioco, è un divertimento. Io dico sempre, io ho cominciato a Mosca, ma subito dopo, perché andavo in Valsesia, ho visto i valsesiani, ho pescato a valsesiana, ma spesso può essere una cosa per cominciare, poi uno magari passa la mosca e dopo un po', dopo anni di mosca, ritorna alla Tenkara, un po' come le arti marziali, cioè parti la cintura bianca, arrivi alla nera, ti ridanno la bianca perché rifai il giro, no? Si chiude il cerchio, perché tante volte può essere divertente, al posto che andare là bardati tutte le cose, una scatolina, due lenze, una cannetta e pesco. Poi in teoria a Tenkara io ho anche io i waders, ce li ho. L'ho detto, io ho fatto le prove, perché io sono uno che sperimenta, lo so, cioè io faccio tutto. Ho provato a pescare a ninfa in Valtellina con una Tenkara, ma non l'anno scorso, 6, 7, 8, 10 anni, cioè quando la Tenkara ancora quasi era appena arrivata. È devastante, perché se io ho una canna di 4 metri e mezzo con un filo, infatti adesso cosa fanno? Pescano a ninfa a filo. Io avevo già pescato, tra virgolette, con le ninfe, con la Tenkara a filo, prima. Mettevi su, magari piccoline, perché attenzione che se una ninfa piobata picchia su una canna del genere si spacca, però avevo queste due ninfette, neanche tre, due, sono andato là nei raschi dell'Adda, non bollava niente, papà, tu peschiamo, dammi due ninfette, uno 0,12, ho fatto la prima passata, sentivo le ninfe che rotolavano sui sassi, come adesso si cerca di avere la ninfa a filo. Prima passata un temolo, seconda passata un temolo, terza passata un temolo, ho preso le ninfe, gli ho dato a mio padre, ho detto grazie, e ho cappottato per il resto del giorno, perché ho continuato a pescare con le mosche, ma i temoli quel giorno l'acqua era sporca, non salivano e non li ho presi. Quindi la ninfa è vero che è micidiale, però, ripeto, si spacca le canne, ma allora pescate a mosca. Cioè, ci ho delle code, adesso fanno anche una 12 piedi coda 2 da ninfo, senti, cioè, è una Tenkara, perché coda... Bravo, mi è... Però non la spacco se è, ed è pesca, ha una certa logica. Qui è bello farlo con le moschette così, cioè anche perché lanciare tre ninfe non è più, è uno e poso.
una lenza con una moschetta, vedere pescare uno è bellissimo, cioè si vede che questa roba è un gioco, è un'altra cosa, cioè è molto piacevole. Ho provato anche a mettere la mosca secca, perché all'inizio, quando io magari faccio imparare, tendo a far mettere la mosca secca, perché il pescatore che non è abituato a guardare l'acqua, appunto arriva lì e dice io tiro e poi non vede più niente, cioè come faccio a capire? Allora le prime volte per imparare a capire dove arriva la mosca mettevo il parasciuto, un classico paracadutino, è micidiale anche quello. Cioè se uno anda d'inverno a Temoli nel Sesia una 4,50 è come le canne di Ghilardi la 11 piedi, cioè una canna del genere, un finale molto lungo, 0,12, un paracadutino, la mosca non draga mai, è sempre là che gira. Però allora pesco a mosca, non pesco con la tenkara, cioè capito? Si può fare, l'unico handicap è che se metti una Royal Wool sul 10 e provi a lanciare questa torna indietro perché si ferma, è troppa la massa nel... Infatti gli spiderini vanno bene perché sono cosine che una volta bagnate lanci e si stende. Cioè davvero, queste sono canne che con anche 7-8 metri di lenza, io ho provato, cioè tu fai il movimento, la lasci andare dietro, aspetti, poi lanci, vedi proprio che stende. Mi spiace che non si possa far vedere, però avremo occasione. Rende l'idea, poi se appunto si potesse fare, cioè è anche molto piacevole usarla, cioè non so adesso come rendere l'idea, è un po' come vedere pescare uno con una canna di legno a mosca che fa un movimento molto e vedere magari uno invece che fa un movimento, come dire, con una canna da 9 piedi, con 8 da streamer, molto più manesco. Qui è una roba più un gioco, o no? Sì. Quindi io più o meno spero di avervi detto, se volete qualcosa chiedetemi voi, io posso fare altre mosche.